L'incidente è il titolo del secondo monologo di Aldo Nicolai, uno dei suoi molti monologhi. Credo che Nicolai, dopo gli ottocenteschi Luigi Rasi e Gandolin, sia il commediografo italiano che ne ha scritti di più. Quasi tutti i suoi monologhi, incidente compreso, sono puri nella struttura. Voglio dire che nel monologo è sempre un personaggio solo che parla, ma non sempre questo personaggio parla da solo. Talvolta colloquia al telefono, oppure si rivolge a qualcuno che è nella stanza accanto, oppure parla con qualcuno che non gli risponde. Nicolai invece ama i personaggi che colloquiano direttamente col pubblico, che parlano e si confessano a lui, narrandogli un episodio della propria vita, come la signora di questa sera, che non sappiamo quanto candida e quanto maliziosa, scampata da un grave incidente d'auto. Chi mi vede così immaginerà chissà che cosa. Penserà che io debba essere almeno moribonda. E invece poteva andare molto peggio. Certo che restare così rigida e ingessata non è molto piacevole. Ma non è detto che io debba essere nell'immobilità assoluta. No, no. Posso muovere leggermente la gamba sinistra e anche muovere il ginocchio, poco, poco, così. Ecco, posso anche muovere il dito mignolo della mano destra. Beh, non è molto, certo, ma io m'accontento. E poi devo dire che non mi sono mai sentita così bene. Veramente, non so, sarà il cibo sano, sarà il riposo, non lo so. Il fatto è che prima ero nervosa, agitata. Adesso sono calma, serena. Anche il cuore, che sembrava andasse malamente. Ma che? È un orologio. Anche il medico che è venuto ieri a fare la visita di controllo ha dovuto constatare che, scheletro a parte, sono sana come un pesce. Devo proprio dire che non sono mai stata così bene. Ho avuto tutta la vita una bronchite cronica noiosissima. Ho fatto tutte le cure per potermene liberare. Niente. Ora? Mo. Sarà il calore del letto. Sarà l'immobilità. Niente. Anche la bronchite è passata. Completamente. Può sembrare un paradosso. Non mi sono mai sentita così bene e così in forma come adesso. Mente pronta, buon appetito, cervello lucido. Sì, ci sono le fratture che sono piuttosto dolorose, ma oh, a questo mondo mica si può avere tutto, eh? Certo. Il doversene restare qui, chissà per quanto tempo, è un po' noioso, ma no. A me è sempre piaciuto la vita tranquilla, il silenzio, la meditazione, le buone letture. E poi, oh, mi sono divertita tanto da giovane. Cosa potrei fare adesso? Andare a ballare la sera? Ho il mio letto qui, al punto giusto, vicino alla finestra. Non devo neanche muovermi per vedere il cielo. Vedo anche le cime degli alberi che escono da un vecchio cortile, i tetti della città. Mi diverte a vedere il volo di una rondine che saetta nel cielo o un gatto che gioca sulle tegole dei tetti. Qualche volta un colombo viene a posarsi sul davanzale della finestra. Ho tutto un mondo davanti a me.
un mondo vivo. E questo basta per tener compagnia una vecchia signora come me. Ma, dopo tutto, io credo di essere una donna fortunata. Certo che Eugenio, di tutto quello che ho io ora, non si sarebbe accontentato. No. Era un primitivo, la vita se la voleva godere. D'altra parte, era giovane, troppo giovane, per rinunciare a tutto quello che la vita gli poteva dare. Peccato però, com'era bello, un fisico. A 20 anni faceva il bagnino. Io l'ho conosciuto che ne aveva 30 e viaggiava in fuoriserie e si vestiva a Londra. Le miliardarie per lui perdevano la testa se lo disputavano, ma lui era un sognatore, non sapeva far fruttare la sua bellezza, non pensava all'avvenire. Ecco, prendeva quello che gli davano così, senza chiedere mai niente e senza mettere niente da parte. Perciò ogni volta che una donna lo lasciava doveva ricominciare tutto da capo perché non ci sapeva fare. Ah, una donna ricca ha 1000 modi per dimostrare in modo tangibile il suo affetto a un bel giovanotto. Ma lui, il massimo che ricavava da ogni relazione erano, oltre al vitto, all'alloggio, ai vestiti, erano un cronometro d'oro, un paio di gemelli e una macchina da corsa. Io attribuivo questa sua mancanza di praticità a una sua forma di onestà morale. Credevo che del denaro non gliene importasse niente. Per questo gli ho offerto di sposarmi, perché lo credevo un uomo disinteressato. Che fosse innamorato di me, no. A questo non ci ho mai pensato, anche perché avevo 27 anni più di lui. Ma ricca com'ero, io volevo levarmi tutti i capricci. Visone selvaggio e mi compravo il visone selvaggio. Perle nere e mi compravo le perle nere. Volevo un bel marito, mi sono comperata un marito meraviglioso. Ero sicura che fosse adatto a me, che fosse l'uomo giusto. Solo dopo il matrimonio ho capito che si era sposato per sistemarsi e che sulla differenza d'età ci contava. Eugenia mi aveva sposata per sistemarsi definitivamente. Io ero molto più anziana di lui, avevo un aspetto fragile, delicato, anche per quella bronchitella che mi faceva tossire spesso e mi teneva delle settimane a letto per la febbretta che mi procurava. Povero Eugenio. Lui non sapeva più cosa fare, mi portava di dottore in dottore, analisi su analisi, ma i referti erano tutti uguali. La bronchitella me la riscontravano i dottori, sì, ma in quanto al resto erano tutti concordi nel dire che avevo una salute di ferro. E questo fu per Eugenio un colpo brutto, e molto più brutto fu il colpo quando seppe che mia madre era morta a 103 anni per una caduta e la nonna paterna è morta a 106 anni per un'indigestione di gamberi. Oh. Mentre io col matrimonio rifiorivo, il povero Eugenio, torturandosi per la mia buona salute, deperiva vista d'occhio. Dopo pochi anni di matrimonio si era ridotto l'ombra di se stesso. Mi faceva una pena, una pena. Certo deve essere stato un dolore per lui, una delusione, poveretto. Lui aveva accettato di diventare mio marito per restare vedovo, mentre io l'avevo sposato per vivere e invecchiare insieme. Questo è stato l'unico punto nel nostro matrimonio nel quale non siamo andati d'accordo. Oh, per il resto non posso lamentarmi. No, perché Eugenio era un ottimo marito sotto tutti i punti di vista, anche perché non era molto intelligente. La mattina, quando aprivo gli occhi, si informava subito sulla mia salute e appena gli dicevo che stavo bene, gli occhi gli diventavano tristi, tristi. Era un primitivo. E alla mia più piccola indisposizione, un'influenza, un raffreddore, gli brillavano gli occhi. Ricordo che una volta, per un malore improvviso, svenni e lui, credendo chissà che cosa, offerse lo champagne a tutta la servitù. E poi mi riebbi. E lui un muso. Ed è per questo, poveretto, che si riduceva in uno stato, non mangiava più, non dormiva più. Io cercavo di dargli forza
Gli dicevo di avere coraggio, che nella vita bisogna sempre sperare, ma lui scuoteva il capo. La mattina a colazione sfogliava il giornale e mi leggeva notizie di cronaca nera guardandomi con rimprovero. Mi faceva una tenerezza. Ma io che potevo fare? Ma che potevo fare per fargli coraggio? Se stavo poco bene gli dicevo che stavo malissimo, che avevo dei dolori atroci, tanto per vederlo su di giri per qualche ora. Ma di più non potevo fare. Non potevo mica ammazzarmi per fargli piacere. Poi ammazzarmi perché? A parte quel piccolo punto di contrasto che ci divideva, eravamo una bellissima coppia, ce ne fossero di coppie come la nostra. Ma lui, a forza di arrovelarsi per questo suo problema, un giorno credette d'aver trovato la soluzione. Noi abitavamo una villa di mia proprietà sul cocuzzolo di una collina. La mattina usavamo uscire insieme a fare una passeggiata, avevamo la macchina alla porta e di solito guidavo io. Una mattina lui mi disse che voleva fare 4 passi per andare verso il cancello. Siccome di solito guidavo io, lo lasciai andare e poi salì in macchina. Appena avviato il motore, imboccata la discesa, mi accorsi subito di non poter frenare, perché i freni erano stati sganciati. Mi accorsi subito che era stato lui a combinarmi quello scherzetto, ma non ebbi il tempo di precisare quest'idea che la macchina, acquistata velocità, era precipitata giù per la discesa, andando a sfasciarsi al cancello di ferro battuto che chiudeva il giardino. Davanti a quel cancello pesante di ferro battuto, dove mi aspettava lui? Il povero Eugenio. Mi è stato poi detto con unicautela in clinica, quando mi sono svegliata con tutte queste bardature addosso, che mio marito l'avevo maciullato io, senza neanche rendermene conto. Lui che aveva sperato tanto di restar vedovo, aveva invece lasciato vedova a me. Quando l'ho saputo ne ho avuto una pena. Una pena. Io spero che non si sia accorto, che non abbia avuto il tempo di accorgersi di quest'ultima delusione. No, il tempo non l'ha certo avuto. Meglio così. Perché io, scheletro a parte, non sono mai stata così bene. E chissà quanto tempo avrebbe dovuto aspettare il povero Eugenio. Meglio così. È morto con tutte le sue illusioni. Era un sognatore. Un sognatore.